Bentornati al Weekly Fix o al Weekly Figis per i nostri amici caibani. Oggi novità per The Order, Lara Croft, Hearthstone, Dark Souls 2 e la nostra recensione di Oddworld New and Tasty. The Order è possibile solo su PlayStation 4, una grafica così dettagliata non era realizzabile altrove. La dichiarazione è di Jay Goldberg, di Ready and Down, sviluppatore di The Order 1886, che come saprete uscirà a febbraio 2015 e sarà un'esclusiva Sony. Ready and Down è uno sviluppatore indipendente, ma negli anni scorsi ha avuto un rapporto abbastanza stretto con le piattaforme PlayStation, quindi le sue parole non sorprendono più di tanto. Se da una parte infatti è vero che PlayStation 4 è indubbiamente la console con l'hardware più performante sul mercato, dall'altra va anche detto che nella nostra recente prova alle 3 2014, The Order 1886, ci è sembrato molto propenso a scendere a diversi compromessi per ottenere una grafica di un certo livello, formato video con bande nere sopra e sotto, una certa nebbiolina che accompagna costantemente l'immagine, però sì, confermiamo che l'impatto estetico è decisamente accattivante. Per quanto riguarda il gioco, da qui a febbraio avremo modo di approfondire. Lara Croft and the Temple of Osiris ha una data d'uscita, che è il prossimo 9 dicembre. Le piattaforme annunciate? PC, PlayStation 4 e Xbox One. Si tratta del seguito dell'apprezzato Lara Croft and the Guardian of Light, pubblicato 4 anni fa su PC, PS3 e Xbox 360. Non un Tomb Raider classico, quindi, ma una formula abbastanza inedita per le avventure della bella archeologa. Visuale dall'alto, grande focus sull'azione e possibilità di giocare in coop per 4 giocatori. Il nuovo Tomb Raider grosso, invece, ovvero Rise of the Tomb Raider, annunciato allo scorso E3, è atteso per il 2015. È finalmente disponibile La Maledizione di Naxxramas, la prima avventura single player per Hearthstone Heroes of Warcraft, il gioco di carte free to play di Blizzard. La Maledizione di Naxxramas introduce la modalità avventura, che va a sostituire e inglobare la vecchia modalità allenamento, arricchendo il single player del gioco con degli interessanti scontri contro i boss di Naxxramas, famosa ambientazione di World of Warcraft. Giocando a Naxxramas, gli appassionati di Hearthstone avranno modo di sbloccare fino a 30 nuove carte, tra cui un bel po' di nuove leggendarie, da aggiungere ai loro mazzi nella modalità gioco. La prima ala è gratuita per chi accede al gioco in questo periodo, mentre le successive 4 ali potranno essere acquistate con soldi veri, al prezzo di 5,99 € l'una, o con l'oro del gioco, al prezzo di 700 gold l'una, in pieno spirito free to play. Ed è arrivato anche il primo di 3 DLC che arricchiranno quest'estate l'esperienza di Dark Souls 2. Crown of the Sunken King è il titolo del primo DLC disponibile per PC, PS3 e Xbox 360, che abbiamo provato in diretta questa settimana, con il nostro Walone che ha preso una serie di mazzate senza precedenti. Il DLC infatti è abbastanza severo, nello spirito della serie Souls, e soprattutto poco amichevole con le classi che non riescono facilmente a gestire più avversari contemporaneamente. La nostra recensione arriverà il prima possibile, quando Walone avrà completato la sua collezione di mazzate subite, ma una notizia ve la possiamo dare subito: Crown of the Sunken King non aggiunge trofei alla versione PS3 di Dark Souls 2, né obiettivi a quella per Xbox 360. Peccato! Oddworld New and Tasty, titolo ufficiale New and Tasty Oddworld Apes Odyssey, è il remake di Apes Odyssey, il primo indimenticabile capitolo risalente al 1997 di una saga molto amata da tanti videogiocatori. La nuova versione si presenta con una realizzazione tecnica molto gradevole, ma forse non rivoluziona più di tanto il sistema di gioco del titolo originale, cosa che da una parte può andar benissimo nell'ottica del rispetto per l'opera originale, dall'altra però priva New and Tasty di quella approccio più morbido che ci si aspetterebbe da un gioco del 2014. Il risultato, insomma, secondo il nostro Mattia Ravanelli, è un gioco rispettoso dell'originale, nel bene e nel male. Il Weekly Fix va in pausa per l'estate, ma ci rivedremo presto. Intanto, buone vacanze a tutti!